Dopo una spasmodica attesa, 400 giorni è finalmente disponibile su PC e console. Si tratta di un'esperienza autonoma e narrativamente parlando meno forte rispetto a quella della Season 1 di The Walking Dead, ma in grado di dipingere con estrema lucidità la brutalità di un mondo ormai incancrenito, in cui nessuno può fidarsi di nessuno. La parabola narrativa di 400 giorni è composta da 5 storie autonome che il giocatore può decidere di vivere in qualsiasi ordine. Ogni storia è ambientata in un momento diverso, ma per un motivo o per l'altro tutti i personaggi si trovano a girovagare attorno all'interstatale che porta lontano da Atlanta. In ciascuna di queste minuscole avventure, 400 giorni fa di tutto per mettere in risalto la bestialità e la ferocia che si impossessano degli uomini nei momenti di panico. Quello che il DLC vuole ribadire è che l'epidemia non ha infettato solo i morti, anche i sopravvissuti cambiano, si trasformano, costretti a convivere con urgenze inumane, con l'inesorabile violenza quotidiana. Non c'è posto per chi conserva antichi scrupoli. La capacità di dipingere senza sconti un panorama così cinico e cattivo è forse il pregio più evidente di 400 giorni, anche perché a livello narrativo le 5 storie di questo DLC hanno un po' il fiato corto. Le singole scene durano circa un quarto d'ora l'una ed in questo arco di tempo è difficile entrare in sintonia con i personaggi e avere un riscontro tangibile delle conseguenze delle nostre scelte. Nonostante questo senso di leggera inconsistenza, 400 giorni ha dei momenti molto indovinati. Ci sono scene tesissime, che tengono il giocatore coi nervi a fior di pelle. Ci sono anche momenti toccanti, dialoghi forti come pugni allo stomaco. Anche se cercare le stesse emozioni della stagione 1 è inutile, 400 giorni riesce a catturare il giocatore, soprattutto alla luce dell'epilogo, in cui finalmente tutte le scelte effettuate nelle singole avventure sembrano determinare una conseguenza importante. Seppur in maniera abbastanza sbrigativa, la chiosa ribadisce che ogni decisione presa lascia comunque una traccia nell'animo dei protagonisti ed invoglia fortemente a rigiocare le 5 mini avventure. Sensazioni altalenanti coglieranno i fan alla fine di 400 giorni, episodio a cavallo fra la prima e la seconda stagione videoludica di The Walking Dead. La sceneggiatura è sempre forte, alle volte spietata, e mette in campo personaggi tratteggiati in maniera eccezionale. Peccato però che alcuni siano quasi sprecati e la loro parabola si spenga troppo in fretta. Anche la dinamica delle scelte etiche fatica a funzionare come nella serie regolare. 400 giorni è dunque la dimostrazione che The Walking Dead funzionava anche grazie alla sua natura episodica o comunque ai ritmi narrativi non troppo compressi. Resta un esperimento interessante, un prodotto che allarga gli orizzonti dell'ambientazione e che è difficile lasciarsi scappare.